Grande attesa e curiosità per la seconda serie di Solo, con Marco Bocci. Forti del grande successo di pubblico, era prevedibile che approdasse a settembre, su Canale 5, con la seconda serie. Stiamo parlando di Solo, la nota fiction che, prodotta da Pietro Valsecchi, ha messo in risalto le vicende di Marco Pagani, noto a tutti, come Solo. A interpretarlo Marco Bocci che, grazie al suo indiscusso talento e capacità interpretativa, è riuscito a calarsi nei panni dell'agente del servizio centrale operativo della polizia con un'importante missione, agire sotto copertura con l'appellativo di Solo, per non farsi smascherare dalle attività malavitose. Il successo della prima serie. La serie, diretta da Michele Alecque, è ambientata in parte in Calabria e in parte a Roma. La fiction, forte della tematica, ruota attorno al traffico illecito del Mediterraneo. E proprio per questo, l'agente cerca di infiltrarsi in territorio nemico, spacciandosi come un appartenente alla criminalità calabrese. La fiction, grazie al coraggio di Solo, racconta le vicende di due famiglie, soprattutto quella dei Corona, residenti a Gioia Tauro. L'agente scoprirà che dietro le loro dinamiche si celano delle losche attività criminali che gestiscono i traffici nella piana e nel porto della città. Come si evince dalla narrazione, Solo cerca di offrire uno spaccato di una realtà complessa e articolata. Infatti le scene, per quanto possano essere aggrappate al fattore della finzione, infondono all'occhio dei telespettatori un'autentica forma di spettacolarità. Le riconferme del cast. Ma, ritornando alla trama della nota serie televisiva andata in onda con grande successo l'anno scorso su Canale 5, si appresta a ripercorrere non solo gli insediamenti della criminalità, ma anche di chi ne fa parte. A capitanare e ordire l'intera amministrazione locale è Bruno, Peppino Mazzotta, noto al pubblico per aver preso parte alla fiction di successo il commissario Montalbano. L'attore, rispetto al personaggio di Mimì, qui si cala nei panni di un perfido e cinico personaggio che, appartenente alla famiglia Corona, cerca in ogni modo di acquisire piena egemonia nel territorio calabrese. E con Solo, è sfida aperta. Nel finale della prima stagione, i fan ricordano che era stato ucciso dall'agente. Stando alle ultime anticipazioni, potrebbe però essere ancora vivo. Confermate invece nel cast le bravissime Carlotta Antonelli e Diane Clerc.